nuovamente al seguito della polisportiva, in questo caso la sezione padel, anche oggi domenica 10 novembre in occasione di Lazio-Lecce, l'incontro di calcio. Siamo qui con il dottor Loris Cristian Fessa della sezione padel, il presidente. Allora presidente, continua questa promozione, che giornata è? Oggi siamo dentro il campo e sotto una gloriosa curva, la curva nord, che è in attesa tra l'altro di riempirsi, e oggi la Lazio Calcio e la Polisportiva hanno nuovamente voluto coronare questo connubio con addirittura qualcosa di ancora più avvincente e ancora più importante. Abbiamo l'occasione di essere sotto la curva nord, che tra poco sarà popolata del popolo bianco-celeste, e stiamo facendo una piccola dimostrazione per quello che era possibile. Certamente il campo da padel, lo sapete tutti, richiede l'installazione di vetri, tutta una serie di altre strumentazioni che ovviamente non abbiamo, però è il modo per poter testimoniare al mondo sportivo biancoceleste che il padel, come tanti altri sport, è certamente uno sport che appartiene alla famiglia Lazio, e questo certamente oggi abbiamo modo di gridarlo a gran voce. Presidente, possiamo dire qualcosa in più sui progetti di questa sezione, che ne è nata ormai, tra poco faremo un anno, e svelare ai nostri amici che magari vogliono intraprendere il percorso all'interno di questa sezione se c'è qualche cosa che bolle in pentola, qualcosa di concreto? Certamente noi parteciperemo al campionato, quest'anno saremo ancora più competitivi, perché abbiamo degli innesti importanti, tra l'altro di riconosciuta fama anche internazionale, e questo ci rende sicuramente ottimisti e orgogliosi di quello che stiamo facendo. Come hai detto bene, è un anno che siamo nati, abbiamo fatto tante cose, questa certamente lo testimonia, ma altre importanti ne dovremo fare insieme, quindi insomma siamo assolutamente ottimisti e crediamo che insomma queste iniziative facciano il bene dello sport in genere. Che sapore ha calcare il tartan dello Stadio Olimpico sotto la curva nord? Credo che questa esperienza sia un'esperienza unica per chi come noi ha nel sangue probabilmente anche un sentimento di appartenenza forte, e solo occasioni come queste possono dare quel tipo di emozione che sicuramente proviamo anche sugli spalti, ma qui ha un sapore diverso. E quanto sarebbe importante a questo punto, visto che calchiamo questo tartan dello Stadio Olimpico, la domanda è spontanea, cioè la cittadella della Lazio dove poter raggruppare tutta la polisportiva, questo lo dobbiamo dire a gran voce a tutti. È un progetto importante e se ne parla da tanto tempo, un'esigenza che ci piacerebbe un giorno riuscire a soddisfare, ma certamente in tutto questo poi dobbiamo fare i conti con la concreta possibilità di poter realizzare un sogno. Io sono moderatamente ottimista e ritengo che prima o poi il popolo biancoceleste potrà avere ciò che merita, e cioè proprio una casa in cui potersi identificare, e questo è una cosa che insomma spererei in maniera sicuramente anche proprio molto, molto vissuta, molto empatizzata. Nel ringraziare la società, no? Presidente, tutta la società Lazio Calcio per questa bella manifestazione, io volevo che in qualche maniera lei spendesse due parole sul momento attuale anche della sezione calcio, della Lazio Calcio, visto la partita di qualche giorno fa che non è andata proprio benissimo, però un messaggio importante e positivo verso tutti i tifosi, a cominciare dalla partita di oggi contro il Lecce.
Io spero che oggi si possa immediatamente riprendere quella marcia che comunque avevamo cominciato. Sì, indubbiamente è mancato il risultato in Europa League, ma quello che penso è che oggi noi dobbiamo ripartire in maniera convinta, in maniera sicuramente molto coesa e certamente far tesoro anche di quelle che possono essere le esperienze negative per poter partire sempre più in maniera sempre più convinta. Qui noi abbiamo un nostro motto: la sconfitta che non insegna a vincere e l'occasione persa per crescere, e siamo nati con questa convinzione. Probabilmente è opportuno che questo motto diventi anche qualcosa di più da condividere, da capire, da comprendere, e che sia lo stimolo per fare sempre meglio. Questo è un grande motto, un motto di noi laziali, un motto nobile, direi, come tutta la polisportiva. Io la ringrazio, Presidente. Grazie a te, Massimiliano, grazie alla voce dei laziali, sempre vicini a noi e alla polisportiva. Grazie, un saluto a tutti.